Ciao a tutti amici, io sono Giulia, io sono Emily, io sono Jasmine, io sono Charlotte e io sono Sofia. E insieme siamo le Miracle News! Benvenuti alla Slime Quiz Challenge! Si chiama Slime Quiz, non è un quiz sugli slime. Purtroppo magari. Ma levi! Lo slime è la penitenza! Che bello! Per chi indovinerà meno domande. Qui abbiamo tre domande a testa che dovremmo fare alle altre. E chi indovina per primo prende il punto. Ragazzi, però una domanda, facciamo come abbiamo fatto nel vecchio video. Una oppure tutte e tre? Una. Che bello, si fa un giro. È una pianta che simboleggia la pace. L'ulivo, l'alloro, la magnolia. L'ulivo. Questa è semplicissima, Giulia, è semplicissima. Devi fare solo in velocità. No, non ce la faccio. Di cosa ha paura chi soffre di aracnofobia? No, non devi aspettare il minuto. Non ce la faccio. Ci siamo dimenticate di dirvi che ci sono due regole fondamentali. La prima è che le mani vanno qui, perché sennò iniziamo che siamo tutte così. E poi l'altra è che per prenotarsi bisogna aspettare che tutta la domanda sia finita anche con le tre opzioni, perché sennò c'è gente come Giulia. Ma io non sono veloce. Spogli. Di cosa ha paura chi soffre di aracnofobia? Ancora! Degli insetti, dei ragni, degli uccelli. Emily. Dei ragni, ovvio. Ovvio. 0-0-0-0-2. Oh, già due. Come due? No. Vai. Sì, uno e due. Vabbè raga, ma se i punti sono tutti in una, cioè poi c'è meno possibilità di perdere. Stai buona. Giù. Che arriva con la mano. Sì, comunque tu hai messo la mano, mica potessi. Dai, vai, okay, vai, vai. La regione del vulcano Etna, Calabria, Sicilia, Campania. No, oh, Emily, ma qui, ma mamma mia. Cilia. Oh lele. Ma come prendiamo tutti lo slime? Ma è esatto. Ma io non riesco a schiacciare il palo. Vai, tocca a te, Giulia. Sì, vabbè. Il numero romano CM a quale numero arabo corrisponde? 900, 1100, 400. Cri cri. Ripeti un attimo la risposta. Eh no, CM. 900. 900. Anche tu hai visto? Punto. Quale dei seguenti sport non si pratica in acqua? No, sincronizzato. Apnea o hockey? Ah, hockey. Ma io non riesco a pensare. No, ma non è che abbia spostato. Cioè, siamo 3, no, male, 2, 0, 0, 0. Vai, vai, vai. No, no, mi sto facendo dire il buzz. In quale cartone animato c'è il personaggio Olaf, Re Leone, Frozen? No, sì, no. Basta, dai. Quindi ragazzi, c'è la domanda di Sergio. Per la risposta di Frozen c'è stato un po' un impiccio. Sì, tutta colpa sua. È vero. Quale popolo ha inventato la polvere da sparo? Indiani, egizi, cinesi? Cinesi. Sono troppo. Vai, già, aspetta. E per ora non ho lo slime. La più grande isola della Terra? Groenlandia, Madagascar, Gran Bretagna. Groenlandia. 4. No, vabbè, no. No, ma perché Emily, guardate, secondo me è un babà, vuoi che Emily tenga le mani su, perché lei le tiene giù e... È più alto, troppo tempo, E qua devi fare così, loro fanno così. Infatti io ho schiacciato tutto, cioè... Vai. Nel gioco di Super Mario Bros, come si chiama il personaggio cattivo? Bouncer, Bowser, Cowper. Bowser. Sì, dai! Ma schiacciato questa la sapevo pure io. Cioè, un punto. Dai, che giù. Vuoi vedere chi si becca lo slime? Oh, ma non me la tu fare. Allora sempre 1, 2, 1, 0, 5. Non esageriamo, Quindi sono l'unica 0. Sì, vai. Ti vedi? Quante sono le stelle nella bandiera americana? 13, 50, 22. 50. Se avesse tipo 50, 51, 52, gialli sarebbe. Anch'io. Quali tra i seguenti non è un ingrediente necessario per fare il pane? Farina, uova o acqua? No! Uova! Sì, bella uova! Oh. No! Mi è piaciuta prima io. Uova. Sì, è vero. Raga, però io devo schiacciare. Siamo 1,
3, 1, 0. No, io sono 2. Però vedete, io adesso che ho le mani qui in basso non ci arrivo più. Perché non taglio il tavolo. Che è? Allora, la mattina cosa dice un cittadino di Londra? Good night, good luck, good morning. Dai, per lei, non mi la possibilità di rispondere. Dipende. Anche con la pronuncia ve lo faccio. No, no, dipende. No, mi fanno male le orecchie. Good morning. Good morning. Qual è la capitale del Marocco, Tunisi e il Cairo? Rabat. Vediamo. Rabat. E anche perché le altre non sono in mezzo. Vai, 5. Dove si trova l'albero? C'è mano, piede, frate. Non ho finito, non ho finito. In teoria anche Giulia, però. Dove si trova l'albero? C'è mano, piede, frate. Non è finita, non è finita. Io l'avevo finita. No, tu non hai finito prima. Dove si trova l'albero? C'è mano, piede, torace. Giulia. Vai. Quale associazione internazionale ha come simbolo un panda e si batte per la tutela degli animali e degli ambienti? FAO, WWF, UNICEF. Sì, chi è? WWF. Prima che non farla. Quanti minuti dura una partita di pallavolo? 90, 60, nessuna delle risposte. Nessuna delle risposte. Bravo. Oddio, un punto! Ha perso comunque! Andate a farla entrare tutte e tre, se tu vincevi Alluce, genia! Ma io lo sapevo dov'era! La sfortunata! Ok, allora ragazzi, è finito. E siamo rimasti a 2, a 5, lo dici. A 2, a 1. A 5. E quindi la sfortunata è Giulia. Avevo ricordato. Ragazzi, alla fine siamo state molto buone, perché gli abbiamo dato una cuffia per i capelli e degli occhiali e degli occhialini e l'abbiamo fatto cambiare. E quindi Giulia, dai, fatti avanti. La nostra penitenziara. Sembra un pesciolino. Sembra una fogliola. Va bene. E la cosa più bella è che verseremo noi lo slime su Giulia. Ovviamente. Vabbè. Ti senti rinata? Vero? Ti senti? È un fango per la pelle. È un fango. E quindi il video finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un bel... Ah, ma ce n'è ancora, eh? E niente, Miracle Fuels. Ok, perfetto. Giulia, adesso le puoi abbracciare. La vendetta, io voglio una vendetta.